Chi è Vincenzo Di Bella e che ruolo ha all'interno del team Futuro Solare? Allora, io mi occupo dell'organizzazione generale, sono il team manager di Futuro Solare e coordino questo progetto da quasi 10 anni e raccogliamo negli anni studenti di scuola media superiore e universitari per produrre queste vetture a energia solare che creano competenze nei loro specifici settori di appartenenza. Tu hai partecipato sempre come team manager alle edizioni 2016-2018 dell'European Solar Challenge, portando in gara l'Archimede 1.0 e la sua versione aggiornata 1.1. L'Archimede 2.0, con cui quest'anno prenderete parte al World Solar Challenge, è una diretta discendente dei due progetti precedenti o siete ripartiti sviluppando una nuova idea da zero? No, siamo partiti sviluppando un'idea da zero perché le due precedenti vetture erano dei Challenger. Questa invece è un cruiser, cioè una vettura che ha più di un posto a sedere e che deve avere delle caratteristiche molto più simili alle automobili che guidiamo tutti i giorni. Quali sono le aspettative del team Futuro Solare per questa edizione di Our Solar Challenge e, realisticamente parlando, quale credi che possa essere il risultato massimo possibile per Archimede 2.0? Guarda, noi stiamo lavorando da tanto tempo per produrre questa vettura e siamo consapevoli che non siamo sicuramente quelli che hanno più esperienza. Siamo molto fiduciosi perché è una gara che si vince dopo 3.000 km, quindi si vince passo per passo e non è una gara di un'ora. Quindi tutto può succedere, quindi sai, gli imprevisti sono dietro l'angolo. Le previsioni nostre sono sicuramente di tagliare il traguardo, quindi arrivare fino in fondo, e per noi già sarebbe veramente un grandissimo risultato perché nessun esordiente è mai riuscito a fare questa impresa. Ora finiamo con una domanda un pochino più personale. Cosa significa per te, nei ruoli sia di team manager che di padre, partecipare a questa competizione con tuo figlio Matteo? Guarda, sicuramente come team manager è una responsabilità grandissima, anche perché sono tutti ragazzi molto giovani che hanno proprio l'età di mio figlio. Avere mio figlio vicino sicuramente per me è un grande vantaggio, mi rende più sereno e ho, come dire, un metro di misura che è paragonabile a quello degli altri ragazzi, quindi mi permette, come dire, di capirli un pochino di più.